Buongiorno a tutti da Sandokan. Oggi è domenica, faccio una passeggiata. Mi hanno fregato il gelsomino. Beh, siamo arrivati agli sgoccioli, eh. Insomma, siamo arrivati proprio agli sgoccioli. Allora, io sono uscito a farmi la mia solita passeggiata, anche di domenica oggi perché mia moglie lavora. E però mi sa che qui il tempo non promette tanto bene. No, è bruttino di là, però insomma dovrebbe tenere. Tanto la mia camminatina dura un'ora, un'oretta. Allora, c'è un po' di vento. Mi sembra tramontana, mi sembra più scirocco, perché la tramontana viene da laggiù, che è il nord, e invece il vento viene da di qua, che è il sud. E devo dire che sento pure un po' caldino, boh. Una cosa strana. Queste sono le mura di finta. Per chi ha visto già i miei vlog di walking vlog, già sa insomma il percorso che faccio. C'è un po' di vento, quello è il Paolo Savi, no? La giornatina. Ci sono le macchine, è domenica, è aperto, ma che ci sono le votazioni? Io non seguo più niente. Se metto la mano qui, non so se sentite, devo comprare. Ci sono dei copri microfono che vanno sopra la macchinetta, li ho visti da Casey Neistat, e praticamente sono delle piccole toppine con tutto pelo sopra che vanno proprio messe nelle macchinette fotografiche, però non riesco a trovarli. Forse in America già stanno in commercio, invece qui da noi noi siamo sempre gli ultimi. Guardate che peccato. Guardate. Qui ci sono gli affreschi così. Ecco, forse qui si sente un po'. Questo è il quartiere di Piano Scarano. Vedete le mura? Sono quelle là. Io prima stavo fuori, adesso sono entrato dentro. Questo è un quartiere medievale che è un po' collegato a come si chiama? San Pellegrino. Vedete? Guardate che bella aiuole. Ma io dico no, ti viene a fregare un gelsomino fuori casa mia, rischi, no? Perché io poi. Cioè. Boh, non so che. Questo è il gelsomino. Cioè, vieni qui, guarda. Qui c'è proprio. Qui fa la spesa, no? Invece no, va a rischiare. Sentite che silenzio la domenica. Allora, fare la passeggiata la domenica secondo me è la cosa migliore. Perché è rilassante. Sentite che silenzio. Proprio rigenera proprio questo. Venticello c'è anche lì dentro il muro. Adesso c'è la chiesa di Sant'Andrea, se non mi sbaglio. Questo però non lo posso osservare. Ecco, c'è un po' di vento. Questa è la chiesa di Sant'Andrea, eccolo qua. Vedete queste fontane? Queste sono a fuso. Sono tipiche proprio di Viterbo. Adesso, guardate, lì ci sono le nuvole. E noi prendiamo di qua, andiamo giù al Ponte del Paradosso e voglio portarvi al Palazzo Papale. Ponte del Paradosso, non mi chiedete che è, perché non lo so. Questi vicoletti silenziosi. Adesso da qui facciamo a destra, a sinistra e andiamo verso il Palazzo Papale. Qui si annuvola. Praticamente dopo vedete un po', faccio la volata finale. Sotto l'acqua, ma sembra che no, non dovrebbe piovere, guardate che vicoli. Qui ci voleva la Stanleycam, la Sturdicam, perché Massimiliano, voi tutti lo conoscete come Mille Accendini, mi ha regalato la Sturdicam che lui ha comprato, e praticamente è uno stabilizzatore per le telecamere.
Poi se volete vederlo, guardate Emilio Accendini e Pesci Marco che testano la Sturdicam, scrivete questo, lo vedete. E ce l'ho, solo che stamattina no. Ci ho pensato anche perché la dovrei insomma settare per la macchinetta questa, perché lui ce l'ha per la Canon, quindi è settata diversamente, dove mi dovrei mettere lì e regolare tutto, bilanciare i pesi, no? Perché guardate questo violetto fatto con la Sturdicam, è impressionante. Non so se ci avete in mente Shining, il corridoio, quello col tracicolo, quello è fatto con la Steadicam, e che si chiama così, quella lì che c'hanno loro, che è quella lì che si mette a tracollo, invece questa si tiene in mano e si chiama Sturdicam. Ecco, guarda che forza. E adesso giriamo qui. Guarda, cioè guarda, eccolo qua, cioè questo qua è Emilio Accendini e vuol dire che qui c'è passato, vedete? E ha lasciato la traccia, come la via Francigena, no? E c'è la via Emilio Accendigena. Sì, siamo nel vicolo del Palazzo Papale, guardate. Questa era una volta all'ospedale vecchio, qui c'era l'ospedale, ragazzi. Allora qui ci hanno girato, vedete, questa balconata qua, io mi ricordo ero un ragazzino e avevano messo tutto, avevano chiuso qua, ci hanno girato Giulietta e Romeo, ma non so di quale regista, comunque l'hanno girato qua un pezzo, non so se è un pezzo della balconata, ma qui siamo al Duomo. Per vedere questo video e prendere la Xiaomina, eccolo qua, guardate che bellezza. Qui adesso facevo la Sturdicam, facevo così, alzavo, ta-da! Eccolo qua, questo è il Palazzo Papale, qui dentro c'è stato il conclave e il tetto l'hanno scoperchiato, questo è il Duomo, questa è la torre del Duomo, Cardinal de Gambara, vedete, questa è Villa Lante. Va bene, io giro perché guardate che è deserto, non c'è nessuno. Qui è domenica, ci dovrebbe essere un po' di turisti, no? Invece proprio zero, non sa nemmeno i pullman ce li portano, non lo so perché. E adesso io mi avvicino verso... Ah, questa è Piazza della Morte. Vedete la fontana qua giù a Fuso? Quando stiamo vicino ve lo dico. Insomma, ecco, io venivo... Ricordo da bambino, venivo a fare le analisi qua. La gola, perché avevo il mal di gola sempre, allora mi portava mia mamma a fare le analisi qua e mi ricordo perché ero contento, perché dopo prendevo il gelato. Questa è la giornata. Eccolo qua, Piazza della Morte. Adesso comincia a piovere secondo me, perché si è proprio messo bene bene, perché il cielo azzurro va verso il mare, che di là c'è il mare. E a noi ci lascia tutta questa zozzeria qua. Eccola qua, Piazza della Morte. Allora, qui la leggenda da bambini dicevano perché il boia, ci giustiziavano le persone e poi il boia sciacquava l'ascia qua nel coso. Invece no, non è questa la storia vera. Adesso non me la ricordo però. Comunque se cercate su Google, ma vabbè, chi ve frega, cioè vabbè, vedete quello che vi faccio vedere, facciamo sto piccolo vlog, questo per stare insieme un pochetto la domenica. Ah, San Pellegrino non ho fatto vedere, e vi faccio vedere pure San Pellegrino, va, ora ci stiamo. Ecco, qui siamo nei vicoli del quartiere di San Pellegrino, vedete qui c'era il tiario dove io venivo a mangiare sempre la pizza, ha chiuso. Siamo
vicini alla piazza, quella principale. Intanto mi sono levato la fascetta da sandoca, ma me la sono rimessa perché non so come l'ho messa, piena di torri, vedete? E questa è la piazzetta, quella principale. Guarda che bei giardini, bei chioschetti. Vedete questo qua? Questo è il Proferlo. Questo è tipico proprio, I Proferli sono tipici di Viterbo. Vedete? Sono queste scalinate con sotto l'arco. Proprio il Proferlo, io ci abito sotto un Proferlo, quindi proprio tipico, tipico medievale viterbese. E questa è la piazza principale. La caratteristica, guarda, è bello, qui ci hanno girato un sacco di film, ci hanno girato anche uno spot pubblicitario, non so se ve lo ricordate, quello di Ajax, che lanciano tutti i secchi qua, no? E questa è la balconata, quella più famosa della piazza, eccola qua. Ora qua, se avessi avuto la Sturdicam, sembra grande nello spot pubblicitario, sembra grandissima, questa piazzetta invece è tutta qua. Eccola qua. Questa è una girata alla Sofiulla. No, Sofiulla si mette così. Ah, ecco, io però mi gira la testa, quindi lasciamo stare. A proposito di Sofiulla, andatevi a vedere il canale di Sofiulla, scrivete Sofiulla, oppure la trovate anche nell'home page del mio canale. Andate lì, guardate, è mia figlia Sofia, vi iscrivete chiaramente. E andate pure a vedere Jacopo Pesci. Allora, mentre Sofia, abbiamo tutte e due a Londra. Allora, Sofia, quindi Sofiulla, fa i vlog, è una vlogger, e poi potete trovare anche dei tutorial nel suo canale. Insomma, ha iniziato da poco a fare la youtuber, e già devo dire che è incredibilmente forte. Quindi andate a vedere, iscrivetevi. E poi andate a vedere Jacopo Pesci, scrivete sempre Jacopo Pesci oppure nell'home page del canale. E Jacopo è più un po' indirizzato un po' come me, fa un po' anche video dei suoni, poi c'ha tutti i video divertenti, tipo un po' Paperissima, no? Ma questa raccolta di video le mette e ripubblica in un video unico. E andate lì, iscrivetevi anche a Jacopo Pesci. Poi io mi sa che da sotto quest'arco vi saluto perché incomincia a piovigginare, quindi adesso c'è la volata finale. E se ci riesco vi faccio vedere Piazza del Comune di corsa, e se no va bene, ci vediamo al prossimo video. Quindi, allora, vi ricordo Sofiulla e Jacopo Pesci, andate lì e iscrivetevi, e buona domenica a tutti, ci vediamo al prossimo video.